Due parole anche su quelli che sono gli sviluppi futuri invece con riferimento che usa WordPress. Abbiamo appena mandato in linea un questionario di gradimento, diciamo, del nostro modello di sito, abbiamo già avuto 23 risposte, ne attendiamo ancora altre, siamo contenti di avere diciamo, un ottimo livello di soddisfazione e abbiamo potuto anche indicare quali fossero poi i piani di sviluppo. E questi creando dei singoli sottogruppi di lavoro. E quali saranno le caratteristiche della prossima versione delle implementazioni? Al di là della, diciamo, della sezione amministrazione trasparente, che però è un dominio di conoscenze comuni che basta poi inserirli nei vari CMS, e questa è una cosa abbastanza semplice tecnicamente, noi avremo poi la necessità di implementare anche la nostra piattaforma un sistema di presa visione circolari simile a quello che avete visto con Drupal. Per quello che riguarda WordPress sta lavorando su questo Paolo Valenti di WordPress Italia, che sta realizzando questo per una scuola di Milano e che ci ha detto che entro fine mese rilascia in modo libero il tutto per diventare questo un plugin aggiuntivo di WordPress, quindi sarà di sicuro facile utilizzo. Poi accanto a questo avremo alcuni tutorial di corredo che sono legati a una scelta ragionata sui vari plugin. Ragioneremo meglio su quello che è un migliore utilizzo e sviluppo dell'area riservata, che è stato segnalato come uno dei punti ancora da migliorare. Ignazio rilascerà la versione aggiornata dell'Albo Pretorio e poi avremo dei gruppi di, almeno la proposta di creare dei gruppi di sviluppo per delle due o tre appendici interessanti a questo CMS. Una di queste sarà lo studio sull'ambiente social BuddyPress, che peraltro è utilizzabile da chiunque a prescindere dal CMS utilizzato. Tenete conto che i CMS non ci vincolano assolutamente sull'uso di un'unica piattaforma. Ad esempio, ci sono delle scuole che hanno il sito con un CMS e l'Albo Pretorio con un altro, oppure scuole che usano lo stesso CMS con due installazioni separate. No? Mi sembra anche tu, Mario, ad esempio, l'Albo Pretorio che è realizzato, che gestisce in Drupal, è una installazione separata, e questo favorisce anche dal punto di vista di amministrazione buona parte, oltre a rispondere probabilmente a un problema di versione, no? Rispetto a quello a cui tu hai ripartito inizialmente, però prevalendo con un Drupal precedente, in questo modo garantisci la compatibilità con i due sistemi. Questo Drupal 5, invece l'altro Drupal 7, però ciò non toglie che questo può essere comunque anche un buon modo per gestire la cosa e anche una facilitazione. E l'altro elemento di sviluppo, oltre all'ambiente social BuddyPress, sarà lo sviluppo su cui sta lavorando Ignazio con alcune scuole di Varese, che è la creazione del multisito, cioè creare un'unica installazione di WordPress con aree di gestione separate, con diciamo indirizzi tipo di terzo livello, non so, www.studenti.miascuola.gov.it, che condivide un'unica installazione ma una gestione separata, come se fossero, ripeto, non so se qualcuno ha mai utilizzato il sistema di blog tipo wordpress.com. Poi sta lavorando Paolo Mauri con, mi sembra, anche Antonello Facchetti e con sulla proposta di registro elettronico WordPress di Paolo Valenti. Insomma, ci sono tutta una serie di nuove realizzazioni che andranno a implementare, a migliorare la proposta anche di questi altri CMS. Ripeto,